Ok, ho riparato l'arma, ho riparato anche l'asse chiodata. Mina frammentazione buona. C'è la diffusione, rotami di acciaio. Ecco, questo lo devo prendere. Troppo peso! Ma sei fuori di testa! Non ho nulla! Malato! Non ho niente. Ci credo. Non lo so in realtà. Minchia, forse ho preso troppa. Cioè, ho fatto troppa carne. Che cazzo ne so. Ok, siamo carichi, siamo pronti. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. È ora di scopare! Oddio, vediamo qua cosa c'è. Solitamente le robe più isolate sono quelle che danno più. Oh Gesù, Mica, una bella sorpresa, cazzo. Qua è un cretino. Di qui c'è un molo. In quella barchetta possiamo andarcene a fanculo. No, perché tanto l'acqua è radioattiva, non ci metto neanche la luce. E che sei scemo? Peccato però. Immaginate come sarebbe stato se ci fossero stati veicoli, roba del genere. E non intendo proprio veicoli, magari, veicoli, ma tipo anche barchette così, che so, per andare nei fiumi, a raggiungere isolotti, cazzate del genere, non lo so. Idee stupide. Sì, qua ci sono casette. Se sono aperte, si ride. Troveremo merda. Point Pleasant. Però mi aspetto nemici qua, eh. Lattina, bene. Iniziamo già a caricarci di roba. Piastrina di identificazione. Nuove di porte con legno di compensato significa che non puoi entrarci. Molto chiaro. Cristo quanto lagga, porca troia. Cioè. Io non vorrei dire, ma ci sto giocando su PlayStation 4, ragazzi. E quindi se vi volete lamentare dei bassi FPS, beh, non è il mio computer di certo, quindi non potete neanche lamentarvi. Mi dispiace, ma questa è la versione PlayStation 4. Guarda! Una bella strambata in faccia. Denaro prebellico. Mi avete detto di riciclarlo. E io eseguo i vostri ordini. No, allora, adesso vi faccio una domanda. Quindi leggere i commenti a questo video. Ma porca di una troia, io posso avere una torcia o qualcosa del genere per illuminare questa zona? Perché a volte le zone sono un po' buie, no? Un po' mi rompono i coglioni. Quindi volevo sapere da voi se si può prendere una torcia o qualcosa. Oh, sì. Porca loca! Ciuccia sangue di merda. Il veleno sicuramente per continuare a farti danno. E cazzo! Sono molto scrupoloso, lo faccio lentamente. Spazzolone. Ci puliamo il culo. Cos'è un negozio, boh, di tutta roba? Non lo so. C'è anche la canzoncina, ah, che bello. Fornelletto mio, Coltello, vassoio. Portacenere. Arriva l'uomo falena parte 1. Ma stai scherzando? Zitta radio. C'è troppo copyright, se no. Strofinacci. Prebellico. Cioè, tecnicamente posso prendere tutta sta roba. Ma non voglio sovraccaricarmi troppo di schifezze. Vediamo il piano di sopra se c'è qualcosa di succoso. Beh, sì, c'è un banco da artigiano. Chiave regolabile, prove da sparo, bla bla bla. Sigarette e denaro prebellico. Tutto mio. Fai vedere una cosa. No! Troia! Porca trota. Un vero temerario. Vabbè, capirai. Tua mamma. Come ha fatto a arrivare là sopra poi? No, munizioni non me ne servono, vaffanculo. Brutto bastardo! Dammi il fucile. Caga! 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 Città è mia! Fa 5 colpi su 5, eh! Tiè!
sbaglio stava saltando. Altri? Là gli altri fortunelli. Questa città ora è mia. Cagate. Che da solo 10 punti esperienza. Sto stronzo. Sentivo il passo. Distributore munizioni. Fammi vedere una cosa. 110. Caga. Proprio a spruzzo, caga. No, no. Costano troppo. Ma col cazzo. Ma vaffanculo. Continuiamo. Abbiamo fatto una bella strage. Ora continuiamo a visitare questa città di merda. Che palle però. Per ora ho trovato solo gli stessi nemici. Volevo qualcosa di più succoso. Però devo stare attento a ciò che desidero. Perché l'ultima volta che ho desiderato nemici più forti, beh, mi sono stati dati e come. Cosa di succo? Che diavolo sono ste robe? Uovo di fal... Uovo di... Uomo fal... Uomo falena. Che cazzo è? Uomo falena. Cosa? Ho paura. Alla ricerca dell'uomo falena. Caga. E Gesù. Minchia, sei una troia, sei succhia sangue di merda. Porca troia, to. E to. E ovviamente continuo a subire danni perché mi ha avvelenato un pochettino. Dimmi te ste merde. Là. Coglione, ma potevi scendere e affrontarmi da ardente. Mi dimentico sempre il loro nome. Ardente. Vediamo queste casettine. Qua c'è un ponte. Case, ovviamente. Cristo, che temporale di merda. E io dovrei andare anche in palestra. Questa è la cosa più divertente. Dovrei andare in palestra. Che mi dà più punti sta cagata volante che i gulferali. Non so voi, ma a me ispira troppo andare sempre sotto i ponti. C'ho sempre la sensazione che ci mettano qualcosa. Del tipo, guarda lì, un tizio sulla zattera. Il problema è che l'acqua qua è contaminata. Sono inculato se ci metto piede. Sono a lieto. Zucchero mio. Porca troia. Maledetto scarafaggio. No, io sono sicuro che qua una torcia ci sta. Qua siamo alla chiesa, tipo, non so. Che se scendo da qui mi sfracciano male. No. Per fortuna. Cazzo, è qua? Oh, Gesù. Troie! Troie! Madonna, guarda. Vacca di merda, puttana! Bagascia inutile. To. Bella mira. Ta merda gigante. Mio. Tutto mio. Tutto voi siete miei. Che mi hanno ferito bene. Fortuna che... Resisto bene ai colpi. Non so neanche perché. Forse non sono così forti sti stronzi. Oh Cristo, c'è troppo peso. Ma credo ci sia un banco da lavoro qua in zona. Credo. Bisturi. Acqua purificata, aspetta. Mia. Guarda, ok. Denaro prebelico può sempre servire. Sì, ma... Radove diluito, minchia. Sto trovando un botto. Sacca di sangue, la prendo, mi avete detto di prendere, le prendo. Una cola, la prendo. Non scherziamo. Coltello d'oro, bomba. Oh! Ecco, questo è già... Sì, praticamente è un coso da campo, è questo. Campo medico, non lo so. Hanno parecchia merda, minchia. Sono fatto un botto di roba, ragazzi miei. Scatoletta. Ah, guarda anche la pistola, la signorina. Ok, io qui ho preso tutto. Tutto, l'ho spolpato sto posto di merda.
Non c'è più niente. Tutto quello che era inutile l'ho già. Lo devo anzi riciclare. Qui ho fatto tutto, ragazzi. Veramente, veramente tutto. Ora possiamo proseguire nella nostra ricerca. Di qua è interessante, ma lì ci sono già arrivato. Perché sono sceso da lì. Perché non c'è un cazzo qui. No, non è vero. Era pieno di roba. Fammi vedere la mappa, dove dobbiamo andare. Allora, qui è tutto molto interessante, ma torniamo indietro volendo. Posso tornare indietro? Ah, qui. Qua ci sembra una base militare. What the fuck? Che succede? Oh, merda, super mutanti, ragazzi! Here we go! Ora! Conviene fare così. Colpiamo loro mentre sono impegnati e poi... Mutante giù. Dai, è così. Ma non merda sti stronzi, eh. Granata frammentazione. Ossa, eh? E non offro neanche queste ossa. Ma erano solo due? No, c'è anche lui. Poi no, tappi. Cioè, almeno questi danno più gioie. Sono un po' più difficili da buttare giù, però dice qualcosa. Dai, che palle! Ma porca di una porca, porca, porca! Ma vaffanculo. Ma va... Ecco, grande! Perfetto! Sì, certo, come no! Una bella nuotatina nelle scorie. Cristo sali! Cioè, ma vi pare? Che palle, no? Che odio, l'odio. Poi non è che ti mettono almeno una forcina qui come per dire dai, ti diamo un'altra possibilità se sbagli. Il cazzo! Inculati! Hai sbagliato, te la prendi nel culo. Non hai forcine, te le compri, poraccio. Il bello è che non le puoi manco comprare. Dove sono? Non ce n'è. Comunque, ragazzi, conviene tornare indietro. Vi spiego perché. Ci leviamo quelle fottute missioni perché mi hanno veramente spaccato il pappo. Le facciamo al volo, ce le leviamo di mezzo e continuiamo a girare la mappa. Cristo, è che a volte si attivano le missioni solo se trovi qualcuno. Cioè, passa un robot, si attiva la missione, aiutalo. Oppure inculati. Oddio, strumore di grilli, guarda, è cicale, mi sto a merda. Lo sento ogni giorno fuori dalla mia finestra, per me non è una novità, però. Rivivo l'incubo proprio. Piano. Bravo, bravo. Pirla. Si come bazzica da queste parti? Ecco, infatti sono le fogne lì. Credo ci sia anche qualcun altro qua sotto. Eccolo. Che vi dicevo? È grande, non mi fai passare qua, non ci credo. Non mi fa passare. Aiuto! Stupra, stupra! Sto stronzo. Sapete cosa sto pensando? Che forse... il fatto è che non ho spazio. Potrei aumentare la capienza dell'inventario. Non so se si può. Però è la cosa più utile per ora. Vedere dove siamo. Ok, siamo praticamente arrivati qui. Potremmo aumentare la capienza dell'inventario in modo tale che possiamo trasportare ovviamente più merda. Ma più che altro perché mi servirebbe magari un'arma contundente doppia. E in caso magari quella principale si rompa, sarebbe utile. Rivendica l'azienda agricola Sunshine Meadows. È già mia, a prescindere. Cioè, scusa, se io continuo ad andare avanti nel gioco, mi continuo a mettere tutte le missioni sulla destra fino a che non le rimuovo. Ciuccia. Ero in diretta, oltretutto. Roba divertente. Piatto rosso pulito. Vabbè, almeno è ordinato. Carne avariata. Che cazzo la prendo a fare la carne avariata? Bollicta, bollicta. Eccolo. Caga, stronzo. No! Dai, mica possibile! Quanta roba c'è ancora da uccidere? Perché io... Ah, Gesù! Uno aveva gioielli.
Muori, idiota di merda. Ne arrivano altri. Cazzo, l'ho preso! Riconosco dei suoni. Ormai ho l'orecchio addestrato. Dentifrici. Thank you so fucking much. No, no, sacco di metallo, secchio di metallo. Dite un altro spasso. Cioè, ma... Bah. Dimmi che c'è un fottuto banco da lavoro qua vicino. Oh, Gesù! Questo dove è uscito? Ecco, cambia il tempo. Minchia di colpo, poi. Qua sicuramente c'è un banco da lavoro. Nastro America, c'è di tutto qui. E dai, non ci credo che sia un banco da lavoro, che impazzisco, eh. C'è qualcuno a spasso, lo dico io. Pirla. Suca. Ah. Chiave regolabile. Vabbè, dubito fortemente ci sia qualcos'altro qui. Dai, ma sei serio? Non c'è un... Io odio. Ma cosa cazzo è sta canzone? Spegniti. Cornice piccola, cartelletta. Progetto a fornello. Mio. Un uomo può sognare. Io devo trovare un cazzo di banco da lavoro. Non lo voglio rivendicare. Cosa che cazzo me ne... Vabbè. No, non mi interessa. Vaffanculo. Ci spendo anche i tappi, ma sono idiota. Ok, io vado da questa parte. Dovrebbe pure esserci un cazzo di banco da lavoro. Perché me lo segna come nemico? Figlio di una merda. Ecco perché. Dai, ti è piaciuto stronzo? Non mi si accorgo di nulla. L'amico è morto. Allora continua a camminare. La zia porca. Non l'ho ucciso! Minchia, da sta distanza mi dovevi sbocchinare come minimo. Sei fuori da sta distanza, non l'ho ucciso. Oh merda. Eccolo! Tua mamma burda! Minchia, armati. Minchia, di tutto sono armati. Aiuto! Il bello è che non ho un cazzo. Cioè, è stronzo. Stronzo. E fermati già sto cazzo di... Madonna. Come cazzo corre poi? Ma l'avete visto? Cioè, beato lui che correndo così ha una mira fantastica. No, Shantincendio gliela in culo. Perché magari è cazzuta più della mia ridicola... Oddio. Nella mia ridicola asse di legno con i chiodi. Aspetta che mi culo. Evento terra fertile. E cosa sarebbe? Per tutti i soccorritori. I Mr. Farmand sono fuori controllo. Civili. E mi aiutare i supervisori. Una volta fatto, bisognerà avviare il server. Ancora. Ok. Pardon. Questi sono impazziti. Dio, sono più di uno. Proprio no, non andata. Che succede? Oh mio Dio. Da paura. Sì, della Virginia. Dai Cristo, un banco da lavoro. Porca troia, io continuo a prendere roba. Non ci riesco. Sono un cazzo di accattone. Continuo a prendere la roba, non resisto. Avete messo voi questa mania di merda adesso? Identificati. Succhiami cazzo in ginocchio. E qua sopra il merdoso. Eccolo. Bastardo. Quindi questi stronzi sono impazziti praticamente. Ok, no, qua non c'è più un cazzo. Devo andarmene. Io sono sicuro che a fianco a noi c'è un banco da lavoro. Ne sono sicuro. Guarda, guarda i bastardi lì.
Bastardo, mi spara anche da là in fondo. Oh merda, non era quello. È quello. Piscia. 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 Cagata a spruzzo. Madonna, quanti cazzo sono però? Tua mamma porca. Resistenti sti stronzi, eh. Rottami di piombo. Dov'è l'altro? Merdoso. Merdoso. Ok, qua dentro ci devo mettere il piede. Rottami comunque mi serve. L'arma sta per andare a troie. Come piace a noi. Qua non ho ovviamente le cose, giusto? Fammi vedere. No, non ne ho le fortune. No, che succede? Magari c'è più possibilità di trovare qualcosa di utile qua. Ecco la morte. Madonna, dove cazzo sono? Stronzi! Che pistola? Ah, sto livello lo stavo già facendo, se vi ricordate. Sai che ero entrato per rubare una cosa e poi è uscito subito perché sentivo spari. Ed ero uscito. Ma quello era il vecchio me. Questo è il nuovo me. Entro sprezzante del pericolo. Continuo a riempirmi di merda. Ah! Morire, bagassa! Che poi tecnicamente qua dovevo entrare. Dovevo entrare qua tecnicamente perché ci sono questi stronzi da distruggere. Bella lì! Lo sapevo! Tiè. Oh, Gesù Maria, brutto! Ma muori, coglione di merda! Arrivano gli amici. Succa, succa! Ecco chi cazzo è che passeggiava, pezzi di merda. Oh, Cristo. Ma sei serio? Ah, altri cadaveri. Ti stronzi inutili. Io tiro un sospiro di sollievo quando finalmente. Oddio, arrivo. A un banco da lavoro. Inutili bastardi. Merda. Ok, continuiamo a liberare sti cazzo di. Ecco giù, arrivano ancora sti stronzi. Ci conviene rinchiuderci in una porta. In una porta, sì, poi oltretutto. Ci conviene tirarli qua in zona. Entrano, non li inculiamo. Oh, grazie del benvenuto, pezzo di merda. Coglione. Lecca palle! Che muori, stronzo! Tu che di munizioni ne ho. Vabbè, poi me le posso anche fare nel caso, non ne sbatte un cazzo, però. L'odio. Non trovo un banco! Non c'è un banco da lavoro di qualsiasi tipo! Ma anche di cucito mi andrebbe bene per liberarmi di tutta la merda che ho addosso. E non ho parole. Andiamo qua. Caga. Sto stronzo. Come Ventoluogo fallito? Difendi il tracciato, ma vaffanculo, va. Eccolo. Mancate. Sentire, vedere. Sono tornati su. Cioè lo hanno. Stai fermo? Coglione. Idiota. Ragazzi, sono talmente pieno di merda. Sto scoppiando. Mi sento un uovo. Sta avendo l'ansia. Ah no. Ciuccia. Ciuccia. Pezzo di merda. Ciucciamelo proprio. Eccolo. Mica è lì. Pezzo di merda. Mister Farmhand. Ma quanti ne devo eliminare?
Cioè sono ancora alla prima ondata. Gaga. Mi piace questa come composizione. Pezzo di merda. No, vaffanculo. Io vado nella città a fianco. Ho 13 minuti e sono ancora alla prima ondata. Ok. C'è qualcosa che non va. Ecco, la lag, tanto per cominciare. Idiota. Rimane a dormire. Chi dorme non piglia. Pesci. Oh, neanche un banco da lavoro! E forse ho rotto il cazzo con questa registrazione di merda che si è avviata da sola. Minchia, qua c'è un banco da lavoro? No, sì! Caga! Oh mio Dio, mi sono liberato di un casino di merda. Madonna! Non credevo di farcela, ma ce l'ho fatta. Non credevo di farcela. Dio mio, ora torno indietro e faccio questo schifo di missione dove devo uccidere i supervisori. C'ho ancora peso! Ok, ora ho potenziato il personaggio in teoria. Gesù Cristo, guarda la lag. Totalmente random. In teoria possiamo trascinarci dietro più oggetti, non so quanti in più. Ma perché? Guardate che schifo! È fantastico, no? Tipo, guardate. Potete contare i frame. Quanti sono? Pochi. Veramente pochi, non capisco perché. Vabbè, comunque, al di là di ciò, ho potenziato un po' il personaggio, quindi in teoria possiamo... Questi stronzi devo uccidere. Ah, era questo il problema. Ok, possiamo trascinare altra roba. Devo uccidere questi stronzi, gli ultimi, in poco tempo. Non ce la farò mai. Impossibile, 4 minuti. Ah, ok, questo. Ah, buona giornata a lei. Fatto. Fatto, finalmente. Terra fertile. Porco Giuda. Ora devo solo trovare... Beh... robe. Steam, patron, munizioni, armi, armatura, fertilizzante, grezzo, ok. Allora ragazzi, spero che questo let's playone vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima parte ragazzi. Ho una fame da lupi. Ciao a tutti. Used to not be allowed in the building, but now we on the rooftop. Used to not be